Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è mercoledì 20 novembre. Buongiorno a tutti e diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, Diva Ricevuto, presidente di Sulle Regole. Buongiorno Diva. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille di essere qui con noi. Allora, l'associazione Sulle Regole, di cosa tratta? Cos'è questa associazione? È un'associazione che si occupa di società orizzontale e di regole. L'idea nasce da un libro che Gherardo Colombo ha scritto oltre 10 anni fa, e 10 anni fa appunto un gruppo di amici gli hanno detto: ma ti diamo una mano per fare quello che vuoi fare. E quando Gherardo Colombo lasciò la magistratura per dedicarsi alla divulgazione delle sue idee nelle scuole, appunto un po' di amici hanno detto: eccoci qua, ti diamo una mano anche noi. Hai buttato lì un concetto molto importante, però su cui si basa davvero tutto il lavoro che fate sulle regole, che è quello della società orizzontale. Come potremmo riassumerlo questo concetto? Guarda, ti faccio mia un'immagine che una ragazza durante un laboratorio in una scuola media ha detto. Io le ho chiesto, nel confronto tra appunto società verticale e società orizzontale, le ho detto: se io ti dico società orizzontale, tu a cosa pensi? E lei mi ha risposto: a un orizzonte. In fondo la società orizzontale è proprio un orizzonte, sia come punto di riferimento, come prospettiva, ma anche come punto di protezione e inclusione, perché se mi giro a 360 gradi guardando un orizzonte, io sono in mezzo. È uno dei nostri, diciamo, proprio appoggi è l'inclusione. La società orizzontale in fondo cerca di capire come ci possiamo mettere d'accordo. Le regole, noi facciamo capo alle regole della Costituzione, che sono una conquista civile, sono una protezione, e se ben lette, ben interpretate, sono davvero uno strumento potentissimo. Tu dicevi appunto, Gherardo Colombo lascia la magistratura in realtà prima dell'età del pensionamento. Oltre 10 anni infatti, prima del suo pensionamento, forse 14. Forse un po' stanco anche, diciamo, di quello che dire... un certo mondo ti porta a dover per forza, no, non so. Ora non credo, no. Perché dire stanco a Gherardo Colombo è veramente un'impresa, cioè un errore, è sempre il più scattante. Anzi, tant'è che appunto ha subito avuto poi voglia invece di divulgare quello che era un po' la sua visione, forse che appunto giustamente da magistrato invece devi tenerti la visione delle regole e basta, no? Invece... Se vuoi un conflitto qui, sì, c'è stato, ecco, perché quelli... da magistrato ha cominciato a sentirsi forse inadeguato, se vuoi, perché ha pensato, c'è un altro suo libro in cui viene descritta lui descrive la sua attività come: io ero come l'idraulico che cerca di aggiustare il rubinetto e non capisce che l'acqua non arriva perché forse è in cantina alla fonte che c'è il tubo che non la fa passare, e quindi lui ha detto: sai che c'è, scendo dalla magistratura in cantina nelle scuole e vado a vedere che cosa sta succedendo tra la gente, nella società civile, ed è lì che dobbiamo far fluire l'acqua, no? E subito ho trovato un bel gruppo di persone che però l'hanno sopportato. È un gruppetto tra cui ci sono anch'io adesso, no? Da alcuni, insomma, svariati anni. Io mi sono unita più o meno a metà del percorso, quest'anno facciamo 10 anni, come dicevamo, e siamo abbastanza, no, conosciuti, siamo un buon numero di soci, ma poi alla fine quelli che lavorano siamo un gruppettino piccolo piccolo, siamo dei veri volontari puri. E anzi, se poi c'è qualcuno che magari ci sente, vabbè, si vuole unire, poi ci spieghi anche infatti tu, come speriamo, poter aiutarmi, come poter darmi la mano e come poter diventare volontari nel caso, appunto, questo sì. Ce lo spieghi benissimo. Cerchiamo di andare nelle scuole soprattutto a fare appunto, delle relazioni. Quali sono le attività che fate con le attività principalmente sono indirizzate verso i giovani, però per noi è molto importante valutare che cos'è anche un giovane. Un giovane è una persona che ha voglia di capire, di apprendere. In Italia ormai sei giovane fino a 50 anni, quindi ormai e si vuole mettere in dialogo. Quindi giustamente che mettere i puntini sulle i in questi casi. Quindi poi alla fine è sempre tutta la vita
è un percorso di apprendimento e soprattutto di autoapprendimento, quindi noi chiediamo di considerare, di leggersi qualche nostro libro, diciamo qualche libro di Gherardo Colombo, in particolare sulle regole, democrazia, che è molto piccolino e molto bello, e se avete voglia prendetevi la responsabilità di ragionare su queste idee. Il fatto che mentre si presenta un libro dice anche piccolino, dice tutto a posto sulla voglia di leggere che c'è la gente adesso, eh? Bisogna dirlo, non preoccupatevi piccolino, così almeno esatto. La gente non si spaventa, ahimè è così, però dobbiamo giustamente vivere nel momento in cui siamo, però vedo che insomma sapete giostrarvi benissimo nel vostro istante, nel vostro momento. È molto interessante anche il nome sulle regole, perché spesso e volentieri c'è chi si pensa anche sopra le regole, spesso e volentieri, su chi si vuole appoggiare sopra le regole, invece è sulle regole, cioè ci si basa su delle regole ben precise, da cui poi ci si può evolvere, cambiare, si possono cambiare anche le regole, immagino. Le regole, come tutte le cose umane, cambiano, si evolvono con l'evolversi della società, quindi quello che era giusto 1000 anni fa, 500 anni fa, 100 anni fa, 10 anni fa, oggi non funziona più. Ma noi teniamo presente, diciamo, una regola fonte, una regola madre, che è la nostra Costituzione, perché appunto secondo noi è una vera protezione. E all'interno della Costituzione c'è un po' tutto, ma anche la Costituzione è in evoluzione, come tutte le cose umane, e siamo noi poi alla fine che ci prendiamo la responsabilità e decidiamo che cosa ci sembra giusto o cosa ci sembra ingiusto, perché le cose possono essere anche legali ma sbagliate. Infatti, Fabio, tu prima mi raccontavi un po' le vostre attività e mi hai detto che ci tenete tantissimo voi a fare questa distinzione fondamentale tra legalità e giustizia, ad esempio, che sono due cose completamente diverse, no? Che invece spesso e volentieri noi facciamo un po' di confusione, anzi a volte forse si usa anche troppo la parola della legalità, si usa fin troppo come baluardo, invece a volte insomma forse la giustizia è ancora più importante. Certamente, perché anche già a Costituzione vigente era illegale avere una donna magistrato, o non so, 30 anni fa era illegale al mettere una ragazza a correre la maratona all'interno di una Olimpiade. Quindi ci sono alle volte anche delle carte scritte come le Costituzioni che sono una protezione, ma poi siamo noi che le dobbiamo applicare. Una regola può essere giusta o sbagliata, la regola è neutra. E poi il nostro ragionamento, la nostra convinzione e soprattutto la nostra responsabilità. Cioè dobbiamo convincerci in fondo che dovremmo fare le cose perché le riteniamo giuste, non legali. Perché altrimenti ci mettiamo in un percorso di potere e di burocrazia, ma anche di sopraffazione dell'altro, perché io ho più potere, seguo la regola legale e magari ti metto sotto. Invece se ritengo, succede spesso questa cosa, no? Possiamo fare qualcosa senza un tribunale, senza una giustizia, senza una giustizia legale, ma con una giustizia interiore nella quale ci prendiamo noi la responsabilità e la libertà di scegliere. Avete parlato di volantini molto interessanti, tra cui ci sono questi quattro pilastri, vorrei dire, quattro principi forse su cui si basa il vostro, il vostro fare, che sono molto interessanti, perché sono, tra che sono delle vignette, delle illustrazioni di Laura Vernocchi, che io volevo ringraziare perché sono veramente bellissime. Sono belle, sì. Davvero a Laura Vernocchi per il lavoro che ha fatto. Il primo dice: scappare dalle scelte è fuggire dalla libertà. Sì, perché la libertà ci pone davanti alla responsabilità ed è dura scegliere. E se c'è qualcuno che sceglie per noi, finché siamo più piccoli, mamma, papà prendono tutte le decisioni. Ma è anche facile alle volte appoggiarsi a un fratello, un cugino, uno zio, no? Che prende le decisioni per noi. Così poi siamo liberi di dirgliene quattro quando non ci piace la scelta che ha fatto per noi. Voi andate proprio da questi ragazzi per raccontargli queste cose, no? Noi cerchiamo di girare per le scuole, parlare anche con le associazioni e dire: prendetevi la responsabilità di scegliere, sbagliate con le vostre forze, ragionate su quello che fate, abbiate l'idea critica, ed è lì poi che si vede, perché
Galileo Galilei diceva: ogni giorno cancelliamo tutto, la lavagna, e il giorno dopo ricominciamo da capo. Alla fine è un principio di responsabilità. Quando facciamo delle cose buone ce ne prendiamo il merito, quando sbagliamo dobbiamo anche avere il coraggio di dire: ho sbagliato e cambio. Noi non siamo una cornice. Anche noi abbiamo un bel gruppo carcere all'interno dell'associazione che si occupa di relazione, di parlare, di ascoltare e di imparare, direi, anche da ragazzi ristretti, soprattutto giovani. E proprio a proposito della terza vignetta, infatti, c'è una vignetta che dice: uno schiavo ha le stesse opportunità di un uomo libero di essere felice. Allora, innanzitutto ha la stessa testa di un uomo libero, infatti qui c'è la palla al piede che diventa la testa di un altro, quindi in fondo siamo tutti liberi e siamo tutti ristretti. Spesso noi a scuola diciamo, i ragazzi dicono: la scuola è una galera, e in carcere i ragazzi dicono: la galera è una scuola, perché dovrebbe essere, come noi speriamo, un percorso. Poi appunto prima, una seconda che mi accennavi prima, che dicevi che il principio di base della società orizzontale è l'inclusione, dicevi prima appunto: se noi la vediamo intorno a noi la società orizzontale, noi siamo al centro, noi e tutti noi. Sì, perché se nessuno si pone al di sopra, ma ci mettiamo uno accanto all'altro, in fondo ci teniamo per mano invece che confrontarci, superarci, scavalcarci, e se invertiamo l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Se siamo tutti insieme uno accanto all'altro, l'unione fa la forza, la cooperazione diventa un percorso comune, una strada che ognuno di noi può fare, con anche piccoli inciampi, ma è il percorso poi che conta. La meta alla fine non è nemmeno così importante, ma quello che abbiamo fatto sulla strada. E se non ci passiamo gli uni sulla testa degli altri, alla fine la cooperazione fa una comunità coesa. E poi mi dicevi una a cui Grado Colombo tiene molto, che diceva che la giustizia non giustizia, ma rieduca. Infatti, è poi la prosecuzione di quel discorso che che avevi richiamato prima, di differenza tra legalità e giustizia. Quella che non è giustizia, cioè il ragionamento sulle cose, l'attenzione alla cosa, l'ascolto dell'altro, il percorso che si fa insieme, quello è la base per la rieducazione. Soprattutto noi non parliamo né di educazione né di rieducazione, tutto sommato, ma ognuno di noi si educa e si rieduca capendo e volendosi anche un po' bene, se vuoi, no? Ecco, la comprensione mi sembra che sia la base del vostro fare, perché appunto tu mi dici: non è tanto educare quanto far comprendere che esistono delle regole, quelle regole hanno una motivazione per esistere, che se non ci piacciono si può lottare per farle cambiare, ma non per quello dove eluderle. Però quello è fondamentale, mi sembra, di capire il vostro modo. Alzare la manina e dire: io non sono d'accordo, vi propongo questo in alternativa, perché bofonchiare tutto il giorno, mumble, quello non mi piace. Adesso è il momento poi del bofonchiamento, esatto, sui social, ad esempio. Esatto. No? Ma soprattutto smetterla di essere ognuno solo con se stesso e cercare proprio di relazionarci con l'altro per dire: insieme possiamo fare qualcosa, invece di essere tutti contro tutti. Proviamo a guardarci in faccia, cercare di capire qual è la mia idea, magari di quell'arancia. Un giudice direbbe: la tagliamo a metà, così mezza è tua e mezza è dell'altro e siete d'accordo. Ma se io avessi voluto solo la scorza e tu avessi voluto solo il succo, forse potevamo vincere entrambi, essere contenti entrambi e non aver bisogno di qualcuno che decidesse per noi. Prima parlavamo appunto, siete un'associazione fatta di tante persone, tanti volontari, ma c'è modo anche appunto per darvi una mano e per diventare, nel caso, volontario. Come si può fare? Come no? Che cosa bisogna saper fare per essere un volontario di sulle regole? Assolutamente niente, perché noi siamo tutti dei signori nessuno, ognuno porta le sue meravigliose
capacità e professionalità, con molta modestia e tranquillità, c'è posto per tutti. Noi siamo proprio piccolini piccolini, siamo supportati dalla Fondazione Pasquinelli, che come dire, ci ha fatto da start-up in questi anni, e che ci aiuta ad evolverci e a creare diciamo tutte le nostre piccole attività. Basta andare sul sito www.sulleregole.it, iscriversi, oppure telefonare in associazione, oppure venire a Milano in Corso Magenta e dire: io posso darvi un'ora del mio tempo, volete una mano? Poi, se qualcuno vuole diventare davvero un relatore, un formatore a sua volta, può seguire un piccolo percorso che noi lo aiutiamo a fare, oppure può limitarsi a partecipare ai nostri eventi pubblici, che sono delle chiacchierate con Gherardo Colombo su argomenti specifici, oppure andare appunto nelle scuole, oppure partecipare degli incontri periodici, serali, in cui si dibatte di appunto di cosa siano le regole, cosa abbiamo capito, cos'è la Costituzione, quali sono le parti della Costituzione che sentiamo più vive, più vicine, più attuabili, più facili per da realizzare nell'immediato. Cerchiamo di capire anche cosa sono le istituzioni, a cosa servono. Ci sembra sempre che le istituzioni siano fatte per opprimerci, per ostacolarci, ma se le capiamo, anche se le più lontane sembrano, sbaglio, nonostante con un tweet mi possa rispondere un ministro degli interni magari, così un attimo, però sembrano sempre più lontane anche, no? Però se cerchiamo di capire a cosa servono, a cosa sono, anche noi possiamo proporre, a maggior ragione oggi che c'è un filo diretto, possiamo dire: guarda, io avrei questa propostina, te la mando, vedi che cosa puoi fare. E quindi, se qualcuno si vuole unire tu a noi, mi raccontavi appunto date nelle scuole, no? Date nelle scuole, scuole medie, superiori, scuole medie anche, di no? Ogni grado, ecco. Ogni ordine grado, anche date adolescenti, quindi date adolescenti a raccontargli di regole, cioè la cosa più difficile e peggiore che potete pensare di fare, nel senso che allora come vi guardano questi? Quando arriva Gherardo è quello un po' più libero di parlare di regole, perché con, diciamo, anche con la sua esperienza. Tutti gli altri noi, ognuno di noi ha un medium, io utilizzo l'Europa, la storia e le costituzioni, altri utilizzano la psicologia, altri utilizzano la fotografia, altri l'arte, facciamo anche delle belle performance d'arte scompaginando il libro Democrazia di Sulle Regole, lo tagliamo, lo facciamo a pezzi, ne diamo una pagina a ogni ragazzo lo commenta, poi ne parliamo, recuperiamo le loro esperienze e ricomponiamo il libretto dove hanno disegnato, scritto, e coinvolgiamo in genere un artista che poi fa qualcosa mentre noi dibattiamo con i ragazzi, fa un disegno, una scultura o interagisce col proprio mezzo artistico. E quindi il dibattito diventa anche un po' più vivace, ognuno utilizza le proprie... perché poi noi siamo volontari, diamo un po' del nostro tempo. Come reagiscono appunto i ragazzi al tema appunto di regole, allora, inizialmente... istituzioni, insomma, parliamo di giovani che non hanno mai votato, ad esempio, in alcuni casi, perché appunto sono ancora giovani, quindi non hanno votato. Quasi tutti. Altri che magari invece sì, potrebbero avere il diritto, ma non lo portano, non lo fanno, non, perché pensano di non essere roba interessante a loro. Come reagiscono? Allora, i ragazzi inizialmente dicono: oddio, che barba, arrivano questi a parlarci di regole. I docenti ci guardano e ci dicono: benissimo, adesso voi gli spiegate un po' le regole, così da domani li avremo tutti belli incanalati. Capito tutto, prof. Capito tutto. Alle volte si va via anche discutendo e litigando con i docenti, professori, perché non c'eravamo intesi. Noi diciamo sempre... Beh, già il primo, no? Scappare dalle scelte e fuggire dalla libertà. Esatto. Insomma, mi immagino una classe che il giorno dopo decide di far... noi gli diciamo no, prendete la vostra strada e seguitela, ovviamente con grano salis, con un po' di cervello, e dopo un'iniziale freddezza, poi invece chiacchierando alla fine i ragazzi capiscono che le regole, come dire, come sono come l'aria, esistono dal momento in cui ti svegli al momento di cui vai a letto. Io in genere utilizzo un banalissimo esempio dicendo: ma se il preside ogni giorno decidesse lui a che ora si entra a scuola e non ci fosse la regola delle 8 del mattino,
Ogni giorno vi potrebbe dire domani alle 5. Che dovrebbe essere tagliata via come regola, so, iniziare alle 11 la scuola come minimo, però va bene. Va bene, infatti questo, non sarebbe male. Ho sempre alzato la mano per chiederlo, ma non mi hanno mai ascoltato su questo. Eh beh, non sei stato convincente. Infatti, non era bello da solo. Allora, direi che quindi i ragazzi rimangono sgomenti, dico certo, perché se vi dice alle 3 quando voi invece dovete andare a lezione di calcetto sarebbe dura, e allora una regola ci vuole. Appunto, ragazzi, unitevi, fate decidere che si inizia alle 11 e si va avanti fino alle 3, perché no? Potrebbe essere una bella idea. Ricordaci tutti i contatti dove possiamo appunto trovare le attività. Infatti anche se qualche professore, qualche maestro, sta ascoltando, come può fare per... Sempre sul sito www.sulleregole.it, schiaccia il bottone chiedi un incontro o vai all'incontro di Gherardo Colombo con le scuole, che tra l'altro sarà in questi giorni il 28, giovedì, okay. 28 novembre, ci sarà in diretta satellitare con i cinema di tutta Italia, un incontro qui a Milano tra Gherardo Colombo e un gruppo di ragazzi che gli altri ragazzi dai cinema seguiranno nelle 2 ore tra le 10 e le 12 con i loro docenti. Si parla di 25.000 ragazzi e 1.500 docenti ogni anno, che quest'anno per il 7° anno si ritroveranno appunto insieme per parlare. Quest'anno si intitola appunto Tutti contro tutti, è meglio cooperare o contrastarsi, diciamo. Perfetto, io davvero siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Ti ringrazio moltissimo per averci invitato, per quello che ci hai portato oggi, per quello che ci hai raccontato. Porto i nostri saluti a Gherardo Colombo e ringrazio davvero per questa idea che speriamo di vedere sempre più diffondersi nelle varie scuole, non solo perché appunto richiediamo scuole, università, nel carcere, dicevi, fate tanto, tanto lavoro anche lì, insomma tantissimo. Potete trovare tutte le indicazioni sul sito internet, ma anche nei commenti a questa diretta metteremo il tag e i link per farvi arrivare dritti alla meta. Diva, grazie davvero per essere qui con noi oggi. Grazie ancora. Grazie mille a Diva Ricevuto, presidente di Sulle Regole. Noi ci rivediamo invece come sempre domani, sempre qui su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.